Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Parliamo inizialmente di Gasperini perché è arrivato un altro riconoscimento prestigioso per il tecnico dell'Atalanta. Per la seconda volta consecutiva ha conquistato la panchina d'oro. E allora, facciamo il punto della situazione con Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Seconda vittoria consecutiva per Giampiero Gasperini e chiaramente stiamo parlando della panchina d'oro. Dopo averla vinta la passata stagione ha fatto il bis il tecnico dell'Atalanta, che se l'è chiaramente meritata sul campo, perché terzo posto nella Serie A della passata stagione e soprattutto quel cammino fantastico in Champions League che si è interrotto soltanto con il Paris Saint-Germain nei minuti di recupero. Quindi sicuramente l'Atalanta non è più una favola, l'Atalanta ormai è una certezza del nostro campionato e anche in campo europeo. Quest'anno soltanto il Real Madrid è riuscita ad eliminarla. E chiaramente molti dei meriti devono essere attribuiti a Giampiero Gasperini, che ha parlato dopo l'assegnazione, appunto la seconda consecutiva della panchina d'oro, e l'ha dedicata a tutta Bergamo, chiaramente per l'anno molto complicato passato dalla città che ormai lo ha adottato. Quindi un Gasperini che in questa stagione proverà ancora una volta a qualificarsi in Champions League, proverà anche a vincere la Coppa Italia per poter poi vincere la terza panchina d'oro consecutiva. Intanto però il Gasp è arrivato a 2 e adesso l'Atalanta deve cercare di portarlo anche alla vittoria della terza. A te. È il momento di salutare con piacere Raffaele Seggio. Ciao Raffaele, buonasera. Buonasera a tutti. Ben ritrovato, con te parliamo inizialmente del Napoli perché sono giorni di grandi manovre per il futuro, anche per i partenopei, a partire dalla panchina. Che cosa pensi di un eventuale arrivo di Juric, visto che si parla molto anche del tecnico del Verona? Ma sicuramente un tecnico molto preparato, sicuramente ha avuto tante esperienze nella sua vita, ha fatto tanta gavetta e mi sembra un allenatore molto preparato e molto... L'unica cosa che possiamo intravedere in negativo è che la piazza di Napoli può essere non saperlo aspettare, nel senso che comunque vogliono i risultati anche veloci. Credo che sia un allenatore dove bisogna dargli un progetto tecnico minimo di 3 anni e cercare di aiutarlo in questo frangente, insomma. Però sappiamo benissimo che Napoli aspetta poco sotto questo aspetto. È normale che ci vuole tempo, pazienza, però sotto l'aspetto tecnico è un allenatore molto molto preparato. Ecco, quindi sarebbe comunque il tuo preferito oppure punteresti su un allenatore diverso? Ma le scelte del Napoli negli ultimi anni, se vediamo la storia della Juventus, è un po' questa, cercare di prendere allenatori emergenti e valorizzarli con la massima... L'esempio di Sarri in passato è molto molto evidente, l'esempio di Mazzarri, l'esempio di Donadoni, l'esempio... Quindi se andiamo a vedere un po' la storia di Laurentiis è un pochino questa qua. Io sinceramente tra Juric e Italiano avrei puntato su Italiano, perché ritengo un allenatore molto preparato, è una scommessa secondo me molto positiva, sono due allenatori secondo me che vanno per la maggiore e soprattutto valorizzano il patrimonio tecnico importante. Però Italiano mi sembra un attimino, secondo me, la grande sorpresa di questo campionato. Mentre Juri già lo conoscevamo sotto certi aspetti, no? Italiano è stata una sorpresa, perché lo vedo tipo un predestinato, come dire, è uno che comunque sia dove ha toccato in questi anni ha fatto sempre bene, anche sotto l'aspetto tecnico e tattico ha dato un'impronta molto molto positiva alle squadre in cui è stato. Io credo che sia, lo vedo più un predestinato, non lo so perché ho questa sensazione. E non è detto che poi comunque non riesca a spuntarla alla fine come nuovo allenatore del Napoli. Per adesso si parla di Juric e si parla anche di alcuni giocatori del Verona che potrebbero vestire la maglia dei partenopei, mi riferisco a Zaccagni e a Barak, che potrebbero essere i sostituti a centrocampo di Bakayoko e anche di Fabian Ruiz. Che cosa ne pensi? Come li vedresti? Sarebbe un salto eccessivo? Troppo grande? Ma Barak, ma a me piace e secondo me potrebbe dare un contributo positivo. Zaccagni non lo so, ho qualche perplessità. Che cos'è che non ti convince? Non lo so, è un ottimo giocatore, però
non lo so, non, ha un'età già sui 25-26 anni, quindi ho qualche problema sotto questo aspetto. È un ottimo giocatore, non lo so, Barak è più un centrocampista completo, una bella mezzala, buon piede, c'ha forza, quindi credo che potrebbe fare bene a Napoli. Quindi è naturale che dipende sempre dai costi. Se i costi poi sono abbastanza accessibili, secondo me ne vale la pena. Se poi i costi diventano pesanti, io credo che secondo me non ne vale la pena. E poi naturalmente molto dipenderà anche dall'accesso o meno alla Champions da parte del Napoli. Comunque tra le partenze ci potrebbe essere anche quella di Koulibaly, quindi anche in difesa non sarà semplice rimpiazzare questo giocatore che è stato il perno del reparto arretrato. Si parla molto di Senesi del Feyenoord. Cosa ne pensi su questo giocatore, se lo hai avuto modo di vedere, comunque insomma, sulla partenza di Koulibaly in particolare anche? Ma sostituire Koulibaly non è facile, anche perché è un giocatore di grande spessore, si è adattato benissimo alla piazza in Napoli, è ben visto da tutti i tifosi, quindi è un leader sotto l'aspetto caratteriale e sotto l'aspetto tecnico. Quindi credo che trovare un sostituto in questo momento di Koulibaly non è facile, penso che sia molto difficile. Se ne non lo conosco, quindi non posso dare un giudizio tecnico. Però non è semplice sostituire Koulibaly in questo momento, non è facile. Senti, poi ne parleremo anche più avanti. Sabato ci sarà anche il derby, il Torino contro la Juventus, da ex Granata. Che cosa pensi? E soprattutto il Torino dovrà puntare ad accontentarsi, tra virgolette, del punto in questo caso? Ma la cosa positiva è che con l'avvento di Nicola, io penso che abbia tirato fuori tutto lo spirito toro, nel senso che si va in campo, mettiamo da parte i schemi, la tattica, queste cose qua, perché poi lo spirito toro è sudore e cattiveria sotto l'aspetto tecnico. Quindi credo che questo spirito, io credo che a Nicola bisogna darglielo. Penso che abbia dato questo tipo di mentalità. Quello che si è visto soprattutto contro il Sassuolo, la rimonta clamorosa che c'è stata, no? Da 2-0 poi con la vittoria per 3-2. È quello, il cuore d'oro è questo qua. Io credo che in questo momento il Toro non si può permettere il lusso di fare fronzoli, fare piccole giocate, fare la tattica, fare queste cose qui. Andare in campo, lottare 11 contro 11 in maniera... è una guerra, sostanzialmente è un po' come il Covid, no? Bisogna prenderla come una guerra, quindi il Toro abbia lo spirito giusto per potersi salvare sotto questo aspetto. E anche il punto alla fine fa bene, perché se vediamo bene, tante squadre, pur di arrivare al risultato pieno, molte volte non danno retta a un punto che poi alla fine può risultare positivo. Il tuo ricordo migliore di un derby? Ma derby ha fatti 3-4, perché sono stato 2 anni, uno molto molto bello dove ho fatto gol, quindi fare gol al derby sicuramente è qualcosa di stupendo. È naturale che è una partita particolare, è una partita molto sentita, anche perché poi il Toro passa, come dire, è la squadra che va lì già battuta, no? Nel senso che giochi contro i mostri sostanzialmente, contro i gobbi sostanzialmente, quindi è naturale che parti già in svantaggio, e riuscire a fare il risultato positivo è naturale che ti comporta sotto l'aspetto mentale e di personalità, secondo me qualcosa di positivo per il futuro. Io mi auguro che il Toro possa fare un punto in questo derby, e secondo me è alla sua portata. Va bene Raffaele, vedremo, poi commenteremo più avanti le vicende anche del Torino. Grazie per il momento, buon proseguimento di serata. Grazie a voi, buon lavoro e arrivederci. Parliamo ancora della Juventus e in particolare di Gigi Buffon, perché è ancora tutto da scrivere il futuro del portiere bianconero, se rimarrà a Torino, se proverà un'esperienza all'estero, ammesso che voglia davvero continuare la propria carriera. Sentiamo a questo proposito Ivan Cardia. Buonasera Lorenzo, i dolori e i dubbi del non più giovane Buffon, arrivato a 43 anni, compiuti nel mese di gennaio, il numero 77 della Juventus si interroga di nuovo su quale sarà il suo futuro in questa stagione. Ha disputato 10 gare complessive, meno di quante
Gianluigi Buffon non se ne senta addosso, nel senso che ritiene di poter essere ancora protagonista, ed è proprio questo quello che alimenta il suo dubbio. Tre strade davanti a sé: rinnovare con la vecchia signora per un'altra stagione, con un ruolo marginale, ma con la possibilità di inseguire la Champions League, cercare una nuova avventura all'estero dopo che quella al Paris Saint-Germain è andata così così, oppure insomma, fare pace col destino, col tempo che passa, e decidere che è arrivato il momento di ritirarsi e di provare una nuova sfida. Sono ore, giorni, settimane di riflessioni per Buffon. La Juventus lo aspetta, non è il primo dei problemi da risolvere, ma sicuramente una delle questioni da affrontare in vista della prossima stagione. Salutiamo adesso Antonio Sabato. Ciao Antonio, buonasera. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti voi. Da ex interista, da grande ex nerazzurro, ti chiedo subito qual è la tua impressione sul nuovo logo dell'Inter che è stato presentato ufficialmente quest'oggi con le due lettere IM in primo piano. L'ho visto adesso, guarda, l'ho visto adesso in televisione, I am Inter, sarebbe così, Sì, giusto? I am Inter è una No, non capisco. scelta voluta da Zhang. Ma perché farlo? Non capisco. Cioè, il logo dell'Inter è storico e deve rimanere tale, cioè non deve rimanere tale nei secoli, quindi non capisco questa attualità. Cioè, non lo so, sinceramente. Poi Ti ha Zac. lasciato spiazzato e anche Ma abbastanza no, contrario. non è importante. Poi la proprietà cinese non so neanche se rimarrà, quindi non riesco a capirlo. Cioè, l'Inter è storia, deve rimanere tale, cosa vuol dire cambiare il logo? Non capisco, sinceramente. Tra i tifosi dell'Inter, in effetti, non sta trovando grandi consensi questo logo. Anche Enrico Mentana ha detto: non si butta via il vecchio come una scarpa rotta. Sono d'accordo, la storia è storia, praticamente la società è storica, il logo è storico, i tifosi sono storici e devono rimanere tali, quindi non capisco, sinceramente. Cosa possa servire cambiare il logo? Cosa serve? Datemi una spiegazione logica, cioè cos'è per avere, non so, un maggior approfondimento nel mercato cinese? Non lo so, sinceramente, se mi dai una spiegazione Sì, logica. probabilmente anche perché con Inter Milano si vuol dare una maggiore riconoscibilità all'estero della squadra, visto che è sempre stata riconosciuta come Inter Milan. Ma sì, ma tanto si sa benissimo, FC Internazionale Milano l'hanno sempre detto tutti, quindi non lo so, io sono con Mentano, cioè sinceramente non avrei cambiato il logo. La storia si cambia solo con i risultati, ma non con questi gesti di facciata, secondo me. Tra l'altro, questo cambio arriva proprio in una stagione che potrebbe portare l'Inter allo scudetto. L'Inter è lanciatissima, adesso sta anche recuperando parecchi giocatori dopo il Covid, quindi anche questo abbastanza particolare. No, beh, sicuramente è particolare, ripeto, i risultati fanno sempre la storia di questa grandissima società. E vincere lo scudetto quest'anno sarebbe bellissimo e di conseguenza questo è importante, non è importante tutto il resto, ecco, tutto quello che succede nei loghi, in compagnia bella, ecco. Cioè, vincere il campionato per i tifosi che soffrono da tanti anni sarebbe più bel regalo, altro che cambiare il logo, sinceramente. Ecco, alla ripresa di questo campionato ci sarà la partita con il Bologna per l'Inter. Come te l'aspetti? Anche perché l'Inter appunto è reduce da uno stop forzato per il Covid, quindi ecco che cosa c'è da temere a tuo parere. Cioè, prima cosa c'è da temere come ritornano i giocatori dalle nazionali, perché alla fine la maggior parte delle società li avrà giovedì, quindi vabbè, anche il stesso discorso del Bologna, che ha penso più di 10 giocatori in giro a fare queste competizioni internazionali, quindi l'Inter non gioca da tanto tempo, però con Conte sicuramente non riposi, quindi la squadra secondo me sarà preparatissima dal punto di vista atletico perché con Conte lavori duramente durante il giorno, durante la settimana, durante le soste, quindi non penso ci siano problemi. Ecco, è un Inter che dovrà cercare di ritrovare subito la continuità, il passo giusto, anche se alle spalle il Milan è vero che ha fatto vedere di saper reagire di fronte alle difficoltà, però comunque non sembra in grado di poter resistere fino alla fine, vista la rosa che non sembra essere proprio all'altezza dello scudetto, numericamente almeno. Sì, beh, il Milan comunque è una grandissima sorpresa, anche perché ha rinnovato molto, ha inserito molti giovani, ha inserito Ibra che è determinante,
per la crescita di questi giovani, però sicuramente il campionato lo può perdere solo l'Inter, perché alla fine mi sembra anche che il percorso da qui alla fine del campionato non ha molti ostacoli a livello di incontri difficili, ecco. Quindi penso che dipenda tutto dall'Inter, non dipenda sicuramente dalle situazioni delle altre squadre. Quindi penso che dipenda tutto da noi e basta, ecco. Senti, alle tue spalle ci sono anche i poster del Torino di cui hai fatto parte. Si torna indietro un po' nel tempo, però sabato c'è il derby con la Juventus, e quindi che cosa ti aspetti? Questo Torino come dovrà giocarsela per riuscire a portare a casa qualche punto? Guarda, di queste foto di tutte queste squadre del Toro, nei derby forse ne avremmo perso uno, ma neanche, perché la maggior parte o li abbiamo vinti o li abbiamo pareggiati. Quindi l'Inter e il Toro non vince un derby non so da quanti anni. E forse quest'anno è l'anno più importante della sua storia. Se dovesse vincere, sicuramente darebbe stimoli maggiori per uscire da questa situazione difficile in cui si trova, ecco. Anche se effettivamente anche la Juve non viene da una buona prestazione, e questo è un grosso problema, perché di solito la Juve, quando arriva da una prestazione, diciamo, deludente come quella col Benevento, di solito viene pungolata. Quindi sinceramente non ci voleva, ecco. Ci voleva una Juve un po' più tranquilla e un toro più carico. Speriamo che possa fare veramente, che possa vincere questo derby, perché è molti anni che non lo vince, ma ripeto, per la situazione di classifica questo derby vale tantissimo. Eh sì, quindi anche un punto andrebbe bene. Ne parlavamo in precedenza anche con Raffaele Sergio, altro ex Granata, che appunto spiegava come alla fine un pareggio potrebbe essere accolto con favore. Beh, certo, un risultato positivo è sempre positivo, però effettivamente per il morale, perché ormai con la storia dei 3 punti, sinceramente il punto non serve più a niente. Una volta quando giocavamo noi c'erano i 2 punti, quindi anche un pareggio serviva molto, ma adesso con la storia dei 3 punti, sinceramente, anche perché le squadre davanti, quelle davanti al Toro, stanno tirando tantissimo. Quindi a questo punto, se non riesci a battere la Juve in questo stato in cui è adesso, nei prossimi anni penso sarà ancora più difficile. Bisogna colpirla nel momento giusto. La Juve è in grossa difficoltà in tutti i sensi e bisogna sfruttare l'occasione, ecco. Tu hai giocato anche in nazionale, e allora a proposito degli azzurri ti chiedo che cosa pensi di questo blocco del Sassuolo con Locatelli, Berardi, Caputo? Il blocco del Sassuolo è un blocco importante, perché d'altronde se guardi tutte le varie squadre nelle prime posizioni, nelle big, italiani ce ne sono pochi. D'altronde dove vai a pescare? Mancini dove va a pescare? Alla fine se non pesca in queste società dove fanno giocare molti italiani, dove pescano? In Serie B? Cioè il problema è tutto lì. Tu guarda un po' le rose, le formazioni titolari delle squadre nei primi posti, quanti italiani ci sono? Ci sono pochissimi. Quindi il Sassuolo è una realtà, i giocatori italiani giovani che hanno sono fortissimi, molto probabilmente qualcuno di loro sicuramente prenderà un'altra strada. D'altronde il problema nostro è questo: pochi italiani, pochissimi italiani. Mancini già fa i miracoli a pescare a destra e a sinistra. Le rose delle squadre italiane dovrebbero avere un maggior numero di giocatori italiani. Questo non succede e questo è un problema del Mancini. Antonio, grazie mille per il tuo contributo. Grazie a voi e buona continuazione. E siamo dunque ai saluti, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Come sempre, l'appuntamento è per domani per affrontare tanti altri temi interessanti. Grazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento di serata.